Bene, oggi facciamo la lezione di stretching con la cintura. Perché c'è stata una grande richiesta? La gente mi aveva chiesto di fare questa lezione che aveva tanto bisogno, per questo la rinnovo, anche se la trovate già tranquillamente, tante varianti. La lezione con la cintura, c'è Pilates, c'è corpo libero, c'è anche stretching. Oggi Enza farà la lezione proprio con la cintura, benissimo, ma nell'ambiente meraviglioso. Siamo nel parco. Le gambe sono incrociate, la destra davanti alla sinistra, le mani sopra le ginocchia, chiudiamo gli occhi e dedichiamo il tempo alla respirazione, che comunicherà al corpo che adesso il corpo si rilasserà, si lascerà andare e seguirà le posizioni che io prenderò per eliminare l'energia negativa, lo stress dal corpo e rigenerare ogni cellula, eliminare ogni disagio che abbiamo accumulato. Abbassiamo la testa, giriamo profilo destro, in alto dietro, sinistra e in basso. Benissimo. Andiamo a sinistra, in alto e dietro, a destra e in basso. Solleviamo la testa. La spalla destra va avanti. Scambiamo 2, l'altra, scambiamo 3, scambiamo 4, scambiamo 5, scambiamo 6, ancora 7, sciogliamo 8, torniamo dritti, stop, orecchio destro verso la spalla destra. Poi andiamo a sinistra, lasciamo andare ancora una volta a destra e poi a sinistra. Torniamo dritti, stop, giriamo a destra, la mano sinistra sopra il ginocchio destro, giriamo a destra, espiriamo l'aria. Togliamo la pancia, benissimo, le ginocchia si aprono. Semplicemente i primi movimenti, un movimento dolce, andiamo a sinistra, piano piano, benissimo, ci lasciamo andare, completamente rilassati. Torniamo avanti, stendiamo due gambe e agganciamo avampiedi con la cintura. Le gambe chiuse insieme. La cintura la teniamo più corta possibile e andiamo. Partiamo dal coccige, la schiena deve essere dritta. Ok, percepiamo che la colonna vertebrale cresce verso il cielo, le spalle vanno dietro, le scapole chiuse, il mento è allineato e la colonna vertebrale cambia la lunghezza, le vertebre si distanziano. Noi visualizziamo l'esercizio. Tiriamo i piedi su più forte e abbassiamo i piedi, espiriamo l'aria. Tiriamo con la cintura, benissimo, e abbassiamo, espiriamo. E ancora, tiriamo i piedi ancora e poi abbassiamo ancora una volta. Uno e abbassiamo. Piede a martello, stendiamo la schiena, stop. Abbassiamo la testa, muoviamo il collo, andiamo a abbassare le spalle, sentiamo come schiacciamo lo stomaco, andiamo giù, lo schiacciamo, ma non pieghiamo la parte lombare è dritta, andiamo avanti, torniamo su, apriamo il petto, alziamo la testa, non andiamo avanti con il corpo, ma ascoltiamo bene le parole, abbassiamo la testa, le spalle avanti, schiacciamo il petto, stop, torniamo su,
apriamo il petto, andiamo su, andiamo avanti. La pancia, lo stomaco, il petto, andiamo ora avanti. La pancia, lo stomaco, il petto, il mento, le mani vanno subito avanti. Allunghiamo, tiriamo i piedi, tiriamo, tiriamo, usiamo la cintura, chiudiamo la cintura. È meglio chiuderla insieme con due mani, più vicina possibile. Ok, e tiriamo i piedi. Benissimo. Saliamo, curvando, ultima la testa. Andiamo avanti con la pancia, lo stomaco, il petto, il mento, la fronte, le mani vanno più avanti. Espiriamo l'aria. Saliamo curvando senza la pancia, tocchiamo il petto, stendiamo la colonna vertebrale. Perfetta, stop. Lasciamo la cintura, incrociamo la gamba sinistra davanti alla destra, piegate tutto da capo. Apriamo le ginocchia, tutto da capo. Le mani sopra le ginocchia, chiudiamo gli occhi e siamo molto più rilassati. Abbassiamo la testa verso il petto, giriamo a sinistra, in alto dietro, a destra, scivoliamo, ci lasciamo andare. Andiamo a sinistra, ancora, benissimo, a destra e abbassiamo, perfetto. Due volte a destra, giriamo a destra. Sciogliamo, percepiamo quello che succede, così possiamo eliminare l'energia negativa dove sentiamo, e ancora a destra, dove sentiamo il disagio lo eliminiamo con la espirazione. Respira il naso e la bocca, solleviamo la testa, il profilo destro 1, il profilo sinistro 2, profilo destro 1, sinistro 2, benissimo. Torniamo avanti, giriamo a sinistra le braccia, utilizziamo le braccia, distendiamo la colonna vertebrale, togliamo la pancia e apriamo le ginocchia, non le tiriamo mai su. Un movimento dolce, scivoliamo dall'altra parte, molto rilassati. Espiriamo l'aria, benissimo. Torniamo avanti, stendiamo due gambe e agganciamo di nuovo con la cintura. Benissimo, stiriamo, prendiamo la cintura con la mano destra. Bene, solleviamo il braccio sinistro avanti, mandiamo dietro e giriamo dietro completamente. Appoggiamo la mano. Bene, andiamo a curvare 4 volte la colonna vertebrale. 1, la stendiamo benissimo. 2, inspiriamo benissimo. 3, l'aria fuori, saliamo inspirando. Ultima, 4. Ok, ora andiamo più dietro possibile. Gira la mano dietro. Ancora appoggiamo e tiriamo i piedi uniti insieme. Torniamo avanti e andiamo giù. Attenzione, prima la testa, il collo, le spalle e poi andiamo avanti, ci tiriamo. Ecco, appoggiamo giù la testa, giù, 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 la fronte giù, più avanti le mani si spostano, brava. Benissimo, tiriamo ancora di più i piedi, sentiamo questi polpacci, ecco, saliamo con la testa, stendiamo la schiena, andiamo su, perfetto, benissimo, braccio destro sale, avanti, va dietro e giriamo completamente, giriamo. Prepariamo la posizione, prepariamo la posizione, prepariamo la posizione. Curviamo la schiena. 1. Stendiamo, perfetta. Curviamo 2. Stendiamo inspirando. Curviamo
tre, svuotiamo la pancia e andiamo su. E ultima, quattro, e su. Ora spostiamo il braccio più dietro possibile, appoggiamo, tiriamo i piedi che sono uniti insieme ed rilassiamo ogni posizione per poter allungare i nostri muscoli. Torniamo avanti. Di nuovo siamo dritti, visualizziamo la colonna vertebrale lunga, abbassiamo la testa, il collo, le spalle e andiamo giù, avanti di nuovo, spostiamo le mani, viaggiamo e la fronte si abbassa, espirando l'aria. Alziamo la mela destra, 1, la sinistra 2, destra 1, sinistra 2, destra 1, sinistra 2, destra 1, sinistra 2, torniamo in centro dove andiamo molto più giù. Tiriamo i piedi, solleva la testa, stendi la colonna vertebrale, saliamo completamente dritti. Togliamo la cintura, piedi a ballerina, apriamo le braccia su, andiamo a prendere il gomito destro. Proviamo a crescere. Utilizziamo le direzioni. Giriamo come una lampadina a sinistra. Giriamo a destra. Dritti. Torniamo dritti. Pieghiamo ora a sinistra il corpo. Pieghiamo. Pieghiamo a destra. Bene. Dritti. Ora dietro, ovunque possiamo. E poi ci chiudiamo avanti con questa posizione. Espiriamo l'aria. Benissimo, bene, così. Respiriamo, respiriamo. Stendiamo le braccia, prendiamo le gambe, andiamo molto più giù. Molto più giù, piedi a ballerina, l'unghia dei piedi giù. Si prendono i talloni. Ok, saliamo curvando, piano piano. Perfetto, bene. Apriamo le braccia, solleviamo e prendiamo l'altro gomito. Stendiamo benissimo la colonna vertebrale. Visualizziamo sempre la colonna vertebrale che è lunga, stesa, sana. Gira a destra, alziamoci. Poi giriamo a sinistra, più alti. Torniamo dritti. Pieghiamo il corpo a destra, uno, stiriamo forte. Torniamo a sinistra, uno di più. Torniamo, andiamo dietro ovunque possiamo e ci chiudiamo avanti, espirando l'aria, ci lasciamo andare ovunque possiamo, qualsiasi cosa facciamo va benissimo. Stendiamo le braccia, prendiamo i talloni, scivoliamo giù, espiriamo l'aria. Saliamo curvando, piano piano, piano piano, distendiamo la colonna vertebrale. Bene, prendiamo la cintura, agganciamo solo avampiede destro, pieghiamo la gamba destra, pieghiamola, appoggiamo giù, partiamo dalla base. La cintura la prendiamo sempre più corta possibile, decidiamo noi 9. E ora stendiamo la gamba destra su, ovunque possiamo, decidiamo noi. Cerchiamo di stendere la colonna vertebrale. E la gamba sale, 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 sale. La prendiamo più su, la cintura più su, unita insieme è meglio. Ecco, perfetto, giù gomiti. Ecco, la nostra gamba sale verso la fronte è ferma. Respiriamo, respiriamo. Perfetto, pieghiamo di nuovo la gamba, inspiriamo. La stendiamo, espiriamo, pieghiamo, inspiriamo, stendiamo, espiriamo, pieghiamo, inspiriamo, stendiamo, espiriamo, ultima, pieghiamo, inspiriamo, stendiamo, espiriamo, ma adesso ci chiudiamo completamente, la testa va avanti e chiudiamoci toccando la gamba con la fronte.
la fronte. Pieghiamo la gamba, appoggiamo il tallone comodo, togliamo la cintura, incrociamo la gamba a sinistra, la abbracciamo, la gamba è piegata, e giriamo a destra, espiriamo l'aria. Piede a martello, sinistro. Ora, la testa va giù, va a sinistra, in alto, a destra, vai più dietro, in alto, a sinistra, in basso, e vai più dietro, ancora dietro la testa, gira a destra, a destra, a destra, a destra, abbiamo fatto due giri, stop, gira a destra, guarda a destra, stop. Torniamo avanti, stendiamo due gambe, ok, gira avanti e allarga due gambe, gira di là e allarga due gambe, piedi a ballerina, bene, stendiamo la schiena, il bacino va avanti, uno, bacino, solo il bacino avanti, uno, e poi va dietro, due, avanti uno, dietro due, solo il bacino, avanti uno e dietro due, avanti uno, dietro due, torna dritta, stop, vai verso la gamba destra, chiuditi con due mani, tira, 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 prendi la gamba, vai giù, le spalle pari, le spalle pari, le spalle pari. Andiamo giù, svuotati, apri bene la gamba sinistra, due glutei toccano il pavimento come due gambe. Sali curvando, lasciati andare completamente dritta, su. Semplicemente vai a sinistra, lasciati andare, prenditi la gamba, le spalle pari, la pancia dentro, vai giù. Due gambe sono sopra il tappetino, incolla bene i glutei, respira. Sali perfettamente, sali perfettamente, sali perfettamente, vai avanti, lasciati andare avanti dove vuoi, butta fuori l'aria e appoggia la fronte giù, due braccia vanno avanti, stiriamoci, non importa dove siamo, non importa, piedi a martello, bene. E sali curvando, lasciati andare, sali curvando, lasciati andare. Solleva le braccia dritte davanti a te, su verso il cielo, stop. Spingi le braccia dietro, uno, ancora, due, ancora, tre, ancora, quattro, manda le braccia dietro e appoggiale dietro. Spingi il petto avanti, le spalle dietro, manda la testa dietro, dove puoi, decidite. Benissimo. Semplicissimo. Torniamo, ok. Girati verso di me, chiudi due gambe insieme. Perfetto. Bene. Agganciamo avampiede sinistro. Prepariamo la base, pieghiamo la gamba comoda sul sopra tappetino, stop, non facciamo niente altro. Prendiamo l'aria, decidiamo di stendere la nostra gamba su, decidiamo noi dove. Qualsiasi cosa che noi facciamo va benissimo, per noi quello che conta è che noi impariamo a respirare con il naso e la bocca, impariamo a rilassare la mente e il corpo, impariamo a levare energia negativa dal nostro corpo e lo rigeneriamo. Quando siamo rilassati, il corpo si sposta. Pieghiamo la gamba, inspiriamo l'aria, la stendiamo, espiriamo. Pieghiamo, inspiriamo, stendiamo, espiriamo. Pieghiamo, inspiriamo, stendiamo, espiriamo, pieghiamo, inspiriamo, stendiamo, espiriamo e andiamo a toccare la gamba con la fronte,
chiudiamo, chiudiamo dove possiamo, quanto ci spostiamo, non ha importanza. Importante che voi vi lasciate andare, qualsiasi posizione avete, è la vostra, è importante che sia vostra e rilassante. Pieghiamo la gamba, appoggiamo il tallone comodissimo, bene, e ora incrociamo la gamba, riposiamo le mani, incrociamo dall'altra parte, brava, abbracciamo la gamba sinistra con braccio destro e giriamo a sinistra, piede destro a martello e sciogliamo il collo, muoviamo il collo in questa posizione, abbassiamo la testa giù, andiamo a destra, in alto dietro, a sinistra e vai ancora più dietro, ora vai su, su, vai a destra, in basso e torna profilo sinistro, dietro, 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 bene, torniamo avanti, ok, stendiamo due gambe, facciamo ultimo movimento, piedi a ballerina, apriamo le braccia, inspiriamo l'aria, andiamo avanti, espiriamo l'aria, subito saliamo curvando, inspiriamo l'aria, avanti, espiriamo l'aria, altre due volte, saliamo, inspiriamo curvando, ed espiriamo, ci lasciamo andare, ultima, inspiriamo, ci lasciamo andare, ed espiriamo abbandonatissimi, saliamo curvando, bene, agganciamo due avampiedi, vieni più avanti, molto più avanti, seduta ancora, con, vieni, vieni, ok, stendi le gambe, bene, noi ci sdraieremo giù usando solo le braccia, la schiena dorme, ogni anello si appoggia, ogni anello si appoggia, giù la testa, apri il petto, apri il petto, solleva la testa, il collo, piega le braccia, stop, appoggia la parte lombare, senti come si appoggia, stop, usa solo le braccia, sali, usa il bicipite, le braccia, e stendi la colonna vertebrale su, scivola dietro, ogni anello, ultima la testa, lasciati andare, solleva la testa, il collo, appoggia la parte lombare, svuota la pancia, sali grazie alle braccia, usa le braccia, usa le braccia, le gambe incollate sul pavimento, stendi la colonna vertebrale, scivola, lascia la schiena, chiudi la testa, chiudi morbida, 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 più lunghi, non ripetiamo mai lo stesso esercizio perché lo miglioriamo, alza la testa, muovi il collo, svuota la pancia, senti la parte lombare e ora vai su, senti le gambe posteriormente, senti, 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 stendi la schiena, visualizza, scivola dietro, ultimo viaggio, ogni anello, lentamente, stop, abbraccia due ginocchia, due piedi a ballerina, lasciamo la cintura, riposiamo le mani, respiriamo, respiriamo, stendiamo la gamba destra giù, piede a ballerina, espiriamo l'aria, la gamba destra sale verso la fronte, si apre, si abbassa e si allinea, stop, abbraccia due ginocchia, espira l'aria. Controlla la lunghezza delle gambe, le gambe chiuse insieme, piede a ballerina. Stendi la gamba sinistra, espira l'aria. Solleva la gamba, uno, apri molto, abbassa ed espira l'aria, stop. Abbraccia due ginocchia. Due piedi a martello. Stendi la gamba destra giù, espira l'aria. La gamba si apre dal basso, solleva verso la fronte,
e poi abbassa più lunga possibile. Il ginocchio sinistro sale continuamente. Abbraccia due ginocchia, controlla la lunghezza, non hai la pancia, il mento dentro, le spalle basse. Stendi la gamba sinistra, espira l'aria. Apri la gamba sinistra, solleva verso la fronte e abbassa, espira l'aria, lasciati completamente andare. Stendi due gambe, solleva le braccia, mandale dietro, appoggia i polsi, piedi a ballerina, prendi l'aria, piede a martello, butti fuori, stringi le dita dei piedi forte, allarga le dita dei piedi forte, piede a ballerina, espira l'aria, appoggia la schiena sul tappetino, il braccio destro più lungo del sinistro, la gamba sinistra più lunga della destra, stop, e facciamo gli scambi, uno, l'altro braccio, l'altra gamba, via, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, stop, chiudiamo due gambe insieme, pieghiamo le gambe, abbassiamo le braccia, agganciamo avampiede destro e andiamo a lavorare con nervo sciatico, prendiamo la centura, agganciamo avampiede destro, stendiamo la gamba destra, stop. Prima prepariamo la nostra posizione che sia corretta, la colonna vertebrale ben distesa, la pianta del piede sinistro appoggiato, il bacino è pari, la gamba destra è stesa, stesa, non piegata. Potete gestire la posizione dove volete, ma la gamba deve essere per forza stesa. Dove va la gamba? Si sposta. Tutto il tempo stai allungando il nervo sciatico, stai elevando l'energia negativa, lo stai rigenerando. Apri il ginocchio sinistro, abbandonalo a dormire, stop. La gamba destra stesa, stesa, stesa. Stendi la gamba sinistra giù, ballerina, espira l'aria. Piega la gamba sinistra, appoggia comodissima, la gamba destra estesa, togli la cintura e piega due gambe giù, espira l'aria. Solleva le braccia verso il cielo, stringi le dita delle mani, il pugno forte, il pugno, pugno e allarga molto le dita delle mani, allarga. Di nuovo, apri le braccia, pugno, dobbiamo recuperare le mani, ok. 3, benissimo, e allarga, stop, gira i polsi, bene, 2, 3, piano, cambia il giro, piano, rilassiamo, sciogliamo, perfetto, stop, e agganciamo avampiede sinistro con la centura, prepariamo la nostra gamba. Mi raccomando, la colonna vertebrale è importantissima. Il bacino spinge sul pavimento, le spalle giù, il mento dentro, la pancia non c'è e la gamba sta salendo tutto il tempo. La devo portare a un rilassamento totale. Rilassamento totale. Respira il naso e la bocca. Apri il ginocchio destro, abbandonatissimo, mantieni il bacino pari, le spalle giù, il mento dentro, respira dolcemente, stendi la gamba destra giù, ballerina, ballerina, benissimo, dove ho la gamba sinistra, ancora più chiusa, ancora. Piega la gamba destra, appoggia al piede comodissimo, la gamba sinistra si sposta ancora. Lasciamo tutto, pieghiamo le gambe, bene, mettiamo le mani dietro la testa, gomiti aperti, le gambe chiuse insieme, le gambe chiuse insieme, incollate insieme vanno a destra.
Cerchiamo di tenere le piante dei piedi uniti, benissimo, perfetto. I gomiti aperti, la pancia è dentro, le gambe sono unite insieme come fosse una sola. Svuotiamo la pancia, torniamo dolce, appoggiamo le piante dei piedi e poi andiamo dall'altra parte. Espiriamo l'aria, due ginocchia unite insieme, due ginocchia unite insieme. Cerchiamo di unire le ginocchia, spostamento del bacino. Gomiti aperti, ogni posizione la rendiamo molto rilassante. Torniamo su, abbandonati. Perfetto. Agganciamo due avampiedi. Su, agganciamo due avampiedi. Estendiamo le gambe ovunque possiamo. Il bacino deve rimanere giù. Il mento entra dentro, le spalle giù, la schiena deve rimanere giù. Ancora, lasciamola libera. Adesso alziamo le gambe, ma non alziamo il bacino. Tiriamole verso di noi, non alziamo il bacino. Le mani più su possibile. Non alziamo il bacino. Percepiamo questo allungamento, percepiamo questo allungamento, percepiamo questo allungamento. Il bacino spingi, il mento è dentro, le spalle basse, la pancia è dentro. Ora alziamo il bacino, alziamo la testa, ci chiudiamo su, buttiamo fuori l'aria. Ritorniamo, stop, appoggiamo la testa, giù, di nuovo. L'aria fuori, solleviamo il bacino, ci interessa molto il bacino, la fronte su, bene, ritorniamo e abbassiamo. Ora alzeremo solo il bacino, più su che possiamo, chiudiamo le mani, chiudiamo e tiriamo, sì, torniamo, piano piano utilizziamo la cintura, 90 gradi, perfetto, e ancora andiamo dietro, espiriamo l'aria, bene, e torniamo indietro, perfetto, prendiamo la cintura con la mano destra, apriamo il braccio sinistro e le gambe vanno a destra, ovunque possono, braccio più basso, gira il palmo della mano, più basso il braccio, più basso e la testa è dritta ovunque possiamo. Torniamo, semplice, facciamo un cambio tranquillo, ok, prepariamo il braccio un po' più alto allineato con la spalla, le gambe chiuse insieme hanno la stessa lunghezza, le gambe vanno a sinistra, talloni uniti insieme, vanno dove possono. Dove possono, percepiamo, percepiamo quello che facciamo, è importantissimo. Torniamo, prendiamo la cintura con due mani, destra e sinistra, e abbandoniamo le gambe giù che stanno scendendo, pesantissime giù, pesantissime, stese giù. Espiriamo l'aria, solleviamo la testa, il collo. Appoggiamo la parte lombare, andiamo a chiuderci subito avanti, subito la testa, subito le mani avanti, camminiamo e scivoliamo dietro, sdraiamoci, ogni anello, piano. Prendiamo la cintura in modo uguale, controlla bene destra e sinistra perché ci servirà adesso in questa variante. Bene, ok, siamo giù, 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 alziamo le gambe, se possiamo stese pesantissime con le braccia, non con addominali, con le braccia tiriamo la cintura, sulle mani, su, 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 cammina, 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 ok, abbassa le gambe pesantissime, pesantissime, reggi con le braccia, non abbassare le gambe da sole, non abbassarle, la cintura che abbassa, solleva la testa, il mento, vai giù, avanti, su, 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 alzati, ma le braccia ora vanno dietro, sì, vai, ok, perfetta,
torna curvando ma lenta, lentissima. Sposta le braccia avanti, bravissima. E ora scivola lentissima ogni anello, ogni anello, ogni anello. Ci interessa molto questo esercizio, è importantissimo per noi, per la nostra colonna vertebrale, per le gambe, posteriormente importantissimo. Alza le gambe se puoi stese, se puoi stese sulle braccia, subito tira, 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 tira. Non bisogna mai usare le gambe da sole, mai. E abbassa le gambe pesantissime grazie alla cintura, pesantissime grazie alla cintura, perfetto. Bene, di nuovo alza la testa, usa le braccia, vai su, chiuditi e le braccia vanno dietro, espira l'aria, sali curvando, lascia la cintura, lasciala, vai su in piedi, tranquilla, verso di me, bene, ok, allarga molto le gambe. Solleva le braccia, chiudi le mani insieme, piegati a destra, lasciati andare. Stringi i glutei, leva la pancia. Torna su, piega a sinistra, lasciati andare. Torna su, scendi avanti, prenditi le gambe. E appoggia la testa sul pavimento, espira l'aria. Espira l'aria. Piega le gambe, appoggia le mani sul sopra, bravo, tappetino. Chiudi la testa. Solleva la testa. Stendi le braccia avanti, espira l'aria. Alza la testa su, su, su. Piega le gambe più che puoi. Piega, 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 piega. Appoggia le mani sopra le ginocchia. Alza un po' la schiena. Deve essere dita. Stop! Allarga le ginocchia, allarga le ginocchia, allarga le ginocchia. Curva la colonna vertebrale. Completamente stringi i glutei. Stendila e guarda il cielo. Perfetto. Sedere a papera. Curvala completamente, tocca il petto con il mento e ora cambia in arca sul sedere, la testa su, giù le braccia, giù la testa, stendi le gambe, chiudi le gambe insieme, insieme, prendi i talloni e chiuditi, la fronte tocca, espira l'aria. Sali curvando, ogni anello stringi i glutei, tocca il petto, tocca il petto, tocca il petto, tocca il petto. Lunghissima, lunghissima. Prendi la cintura, aggancia avampiede destro, piega la gamba e prova a alzarla. La cintura più corta, punto di concentrazione. Punto di concentrazione. Provo a stendere la gamba destra. Ovunque va benissimo. Provo a alzarla appena posso, più che posso, perché la gamba sale verso la fronte. La gamba sale verso la fronte. Qualsiasi cosa che fate va benissimo. È un allenamento. È un allenamento. Non è la bravura. Piega la gamba più su. E appoggia giù. Perfetto. Fai cambio. Prova a prendere la gamba sinistra. Alzala piano piano, pochi piano piano, dovete sentire quello che fate. Piano piano, decidete voi, decidete voi. Piano piano.
respirate, controllate il punto della concentrazione, guardiamo un punto solo, abbiamo sempre addominali contratti, sempre. La colonna vertebrale cresce, la gamba destra è stesa, le spalle basse e stendiamo la gamba sinistra, ovunque possiamo. La concentrazione. Addominali contratti. La gamba sta salendo. Respiriamo. Pieghiamo la gamba. E la abbassiamo giù. Togliamo la cintura. Bene. Chiudiamo due gambe insieme. Sempre l'esercizio per equilibrio. Il piede destro dietro con due mani se possiamo. Due ginocchia chiuse insieme, la pancia è dentro. Benissimo, apriamo il petto, respiriamo. Allunghiamo il quadricipite, perfetto, bene. Il piede destro se può tocca la mela destra, se può. Chiudiamo le gambe, semplicissimo. Giù la gamba destra. E la prendiamo la sinistra, facile. Dall'altra parte prendiamo la sinistra. Proviamo a chiudere due ginocchia insieme. Respiriamo profondamente il naso e la bocca. Appoggiamo giù. Bene. Apriamo le braccia, prendiamo l'aria, cresciamo. Andiamo avanti, più lontano possibile, espiriamo l'aria. Saliamo curvando, molto ripiano, piano. Ancora una volta, inspiriamo, avanti, espiriamo. Prendiamo le gambe, ci chiudiamo, rilassatissimi. Prendiamo il nostro tempo, rimaniamo in questa posizione finché possiamo.